Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Voglio che questo video sia veloce. Perché? Perché allora è tutto il giorno che sono in casa a fare video, a editare, a fare cose e guardo fuori e dico cavoli, per oggi non è così caldo, si sta bene in giardino e non sono ancora riuscita ad andarci. Sono uscita solo per farmi smangiucchiare un pochino dalle zanzare mentre stendevo i panni e infatti hanno colpito. Bene, quindi vorrei registrare e poi vedere se riesco a stare almeno 10 minuti fuori a rilassarmi un po'. Voi direte perché non hai registrato fuori? Perché a portarmi tutto fuori, ragazzi, era un caos. Allora, che cosa vi faccio vedere? Come avrete visto già dal titolo, ho fatto degli acquisti su Amazon. La prima cosa che vi voglio far vedere è questo, che l'ho pagato veramente poco, e è un espositore. Ecco, l'ho già rotto, sta a vedere, guarda che belle graffiato rotto che ho fatto. È un pelo? No, l'ho proprio rotto, guarda, l'ho incrinato, l'ho sentito mentre facevo delle cose. Allora, è un espositore molto cheap, costa veramente poco, si vede, perché vedete è proprio leggerino, faccio da dargli una pulita, ma dice che te ne fai dell'espositore. Allora lo voglio mettere dentro l'armadio, perché questo sarebbe un portasmalti, quindi anche se non è bellissimo, non arriva così, arriva smontato, quindi bisogna montarlo mettendo le vitine con il suo bulloncino. Cioè, ci ho messo un pochino a farlo, però è una tragedia, lo so fare chiunque. Perché ci voglio mettere i miei oli essenziali e i fiori di Bach. Io i fiori di Bach adesso li sto tenendo dentro un cubotto di plexiglass molto bello, che era delle cialde della Nespresso, e questo cubotto è pieno, perché man mano che mi serve un fiore diverso io li compro, per non aver comprato tutto il set all'inizio. Ogni volta che mi manca compro un fiore, e quindi ora quello lì è pieno e non ce ne entra più. Allora ho detto potrei prendere una cosa del genere da mettere dentro l'armadio, con i fiori che almeno mi stanno anche al riparo dalla luce, con i fiori bellini esposti, in modo che man mano che ne aggiungo di nuovi mi ci stanno, e più ho qualche boccettina anche di olio essenziale che al momento li sto tenendo in alcuni posti dei rossetti. Ho detto li tolgo dai rossetti e tengo tutto insieme. Quindi vi ripeto, mi sembra che ho pagato 11 euro e qualcosa con Prime, cioè comprato ieri e arrivato oggi. Vi ripeto, la qualità non è eccelsa, sicuramente ci sono fatti meglio, più belli, rifiniti meglio, però questo l'ho pagato veramente poco e sinceramente per tenerlo dentro l'armadio fa il suo dovere. Aiuto, mi sta cadendo, se mi cade addio. Altra cosa, ho comprato delle altre brucce, queste le avevo già prese più di un mese fa, non mi ricordo se ve le avevo fatte vedere, ma ho voluto avere tutte le grucce uguali dentro l'armadio. Allora, innanzitutto, che cosa hanno di bello? Come potete vedere sono molto sottili e soprattutto i vestiti estivi che non prendono posto ce ne entra veramente tantissimi con queste grucce qua. E ho riorganizzato per la centesima volta gli armadi di camera mia. Ancora non avevo quelle su, ecco, diciamo che solo le parti basse c'avevo queste qui. Ora l'altro giorno ho deciso di modificare ulteriormente la distribuzione delle cose, ho deciso di mettere anche le t-shirt alle grucce e non più ripiegate nei cassetti. Quindi nei cassetti tengo i foulard, tengo le canotte, ho messo le magliette con cui dormo e le camicie da notte, quelle a mezze maniche, e le t-shirt però ho deciso di metterle nell'armadio, perché che succede? Che nell'armadio c'ho le camicette, le magline aperte, le t-shirt non ce l'ho, io mi scordo che esistono e ho detto vabbè, prendo altre grucce, siccome mi piace l'idea di averle proprio tutte uguali, perché queste almeno mi stanno tutte allo stesso pari. Prima c'era quella più grossa, quella più piccina, quella più lunga, quella più corta, queste almeno mi stanno tutte allo stesso livello, sono tutte strette, mi prendono meno spazio e effettivamente l'armadio è molto più in ordine e più facile da gestire. Quindi io già avevo fatto vedere l'estate scorsa come avevo organizzato l'armadio estivo,
però quest'anno sono arrivati anche nuovi vestiti, ho fatto nuovi abbinamenti, quindi fatemi sapere in un commento se vi fa piacere avere un aggiornamento, un altro video in cui vi faccio vedere come ho sistemato l'armadio. Avendo preso queste qui è solo una parte delle grucce, perché era una confezione da 50 grucce. Perché ne ho prese 50? Primo, perché erano in promozione e costava meno prenderne 50 in paragone che prenderne 30. E poi ho detto bene, visto che ce l'ho, poi le metto anche nella parte quella alta dove ho grucce così miste come capita, e al limite poi anche mi organizzo piano piano anche con gli armadi a casa di Luigi, in modo che poi quando porto un vestito da una casa a un'altra non devo togliere il vestito dalla gruccia, ma mi porto direttamente le grucce dentro i portabiti. Quindi queste qui sono della Amazon, proprio della marchio Amazon Basic, e sono vellutatine, quindi la roba non cade, non scivola. Qui c'è questo affarino che per me, se non ci fosse, sarebbe pure meglio, perché io non porto roba con le spalline, però chi porta magari vestitini estivi con le spalline, questo può far comodo. Però ecco, diciamo che queste sono state quelle con il rapporto qualità-prezzo più basso che ho trovato. Poi oggi si fa presto, con questo aiuto. Ovviamente giù vi metto i link, che sono link affiliati. Ho preso un altro paio di occhiali da vista, da lettura. Sono il terzo paio di occhiali Charro che prendo, perché ragazzi, costano niente e sono buoni. Cioè, io gli altri occhiali da lettura ce n'ho un paio anche di un'altra marca, non ricordo, però ho preso questi qui della Charro, sono quelli con cui mi trovo meglio, e ce n'ho un paio a casa del marito e un paio qui. Allora, io quelli che avevo sono più uno, questi li ho presi più uno e mezzo, perché la mia vista purtroppo è peggiorata in una maniera incredibile, quindi ho cambiato colore, così almeno riconosco che questi di questo colore hanno un mezzo in più. Se si tratta di leggere un libro vanno benissimo quelli che già ho, ma quando si tratta di leggere queste cose pidocchiose qui, i bugiardini delle medicine o simili, io anche con gli occhiali non ci vedo, non ci leggo niente, delle etichette, le cose scritte veramente in modo pidocchioso, quindi ho detto vabbè, prendo un altro paio più uno e mezzo. Ora la prossima volta mi piacerebbe prenderli anche con la correzione e antiluce blu, perché a volte li uso per il cellulare. Poi per ora al computer ci vedo, quindi insomma, vabbè, però mi sembra che anche questi li ho pagati 7 euro e qualcosa, e devo dire che hanno veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi veniamo ad altri due acquistini. Ho tradito, nel senso che ho tradito Aromazone questa volta per prendere gli oli essenziali, perché avevo urgenza. Avevo la lavanda speak, la lavanda bio, di quelle buone. Ho voluto prendere il lavandino super e l'olio essenziale di geranio. Il lavandino super perché comunque profuma di lavanda, è molto buono, però è più economico della lavanda, perché ho deciso di smettere di usare l'ammorbidente. Era finito. Ho guardato alternative, l'idea dell'aceto bianco era tanto che lo volevo provare, anche perché a casa mia c'è un'acqua a calcare ad ammorire, e quindi ho detto ma si prova. Quindi ho preso una bottiglia di aceto, quello di alcol, no, aceto di vino, quello proprio bianco trasparente, e ci ho messo qualche goccina di olio essenziale di lavanda che avevo, e sto usando quello. Ovviamente prima di buttarlo nella vaschetta lo agito bene, perché la lavanda tende, l'olio essenziale tende a separarsi dall'aceto. E devo dire che i panni stanno venendo benissimo, non hanno quel puzzo di lezzo che a volte mi rimaneva pure con l'ammorbidente, quindi ho letto che tende a essere parecchio inquinante, quindi io praticamente per lavare i panni uso solo il sapone. Ora c'ho il gluconatura, che è quello proprio che non ha neanche profumazioni, che lo possono usare anche le persone che hanno allergie, robe varie. Uso il gluconatura
alla fine questo aceto con olio essenziale. Se poi devo togliere delle macchie, ho il sapone alga e lo vado tipo sui polsini, sui colletti, se c'è dello sporco, così vado col sapone alga e ce lo struscio sopra, o addirittura se sono macchie di unto ci vado a mettere un pochino di detersivo, quello dei piatti. E allora ho preso questo lavandino proprio da utilizzare più così, ecco, per profumare il bucato, queste robe qua. Mentre il geranio l'ho preso da aggiungere all'olio di Andiroba che mi aveva mandato Aromazon. È un olio che uso anche per darmi tipo per andare fuori un po' come anti zanzare, ma da solo non è sufficiente. E allora ho detto, siccome a me tanto il profumo di geranio piace, mi piace veramente tanto, è proprio buono, ho detto mi prendo anche un po' di olio essenziale di geranio da aggiungere a quest'olio di Andiroba, e così per andare fuori guardo se evito un po' di punture, perché io l'anno scorso ero stata benissimo, mi facevo pungere ma non mi dava tanta noia. Quest'anno si vede sono un po' più nervosa o sto mangiando peggio, non lo so, o le zanzare sono diverse, però ecco, devo dire ce n'è di più, mi pungono di più e sento più fastidio, ecco, sopporto più difficilmente il fastidio della puntura. E basta, non ho comprato altro, a parte sono sempre, quando una cosa, tra la roba che mi regala l'azienda e tra quella che compro, ma mi sa che vi devo far vedere altre cose, perché ho comprato della roba su Vinted, me lo ricorderò di farvelo vedere. Sì, una cosa mi è arrivata e un'altra l'ho già lavata e stirata, però ve la farò vedere. Vabbè, via, io vi saluto, ciao.